Con le nostre strade ci muoveremo all'interno della Valpusteria, cercando di cogliere gli angoli più suggestivi di questo meraviglioso paesaggio dolomitico. Come le tre cime di Lavaredo alle nostre spalle, che sono il simbolo di questa incantevole valle. San Candido, quasi al confine con l'Austria, vanta una storia corposa ed antica, come lo testimonia il suo edificio più notevole, la Collegiata, riedificata sulle rovine di un convento benedettino del 769, che oggi rappresenta il più importante monumento romanico di tutto il Tirolo. La leggenda racconta che i San Candidini siano stati aiutati da un gigante nel costruire questa straordinaria chiesa in cambio di cibo. Oggi una costola del mastodontico colosso è ancora esposta all'interno dell'edificio. La visione di questo meraviglioso paesaggio alpino ci coinvolge a tal punto da parcheggiare per qualche ora le nostre moto e raggiungere con una seggiovia il rifugio gigante Barnaci, che dai suoi 1493 metri d'altitudine offre scenari paesaggistici fiabeschi. Per scendere a valle, questa volta optiamo per una divertente corsa con slittino su rotaia. Riprendiamo la nostra allegra marcia verso Dobbiaco, il cui centro urbano è diviso in due. Dobbiaco Vecchio, composto da un gruppo di case edificate attorno ad una chiesa, e Dobbiaco Nuovo, sviluppato attorno alla stazione ferroviaria e punteggiato da alberghi, ristoranti e negozi al servizio dei villeggianti. Dobbiaco in Alta Pusteria è considerata la porta delle Dolomiti e ciò che affascina maggiormente è la natura nella quale è immersa. Deviando per la valle di Landro, raggiungiamo anche la riva del piccolo laghetto alpino di Dobbiaco, che alla luce del sole riflette magicamente i verdi alberi che riempiono il paesaggio. In Valpusteria prendiamo quota assieme alle nostre moto e imbocchiamo un'incantevole strada carrozzabile che ci conduce sino a Piazza Prato, da dove a piedi è possibile raggiungere il picco di Vallandro con una vista che domina le Dolomiti di Sesto ed il Gruppo del Cristallo.
facciamo breccia in uno dei più bei paradisi terrestri nostrani, il lago di Braies, un vero e proprio Eden made in Italy, con acque turchesi e smeraldine. E approfittiamo di sgranchirci un po' le gambe percorrendo a piedi l'intero perimetro. Siamo poi le soglie di Brunico, una festosa cittadella medievale di origine antica ma dall'anima giovane, considerato che accoglie la sede staccata dell'Università di Bolzano ed ospita di conseguenza numerosi studenti. Brunico è capoluogo della Val Pusteria. Non perdetevi una passeggiata per la sua via centrale, caratterizzata da edifici con le tipiche finestre a sporto. Con le nostre strade esploriamo quello che è il cuore della Val Pusteria, luogo tanto amabile da far sì che fosse abitato già in epoca preromanica. A Casteldarne, piccola frazione di Chienes, notiamo il maestoso castello che pare dominare il corso d'acqua immediatamente sottostante. Quando lungo la strada statale notiamo una straordinaria costruzione che rimanda il pensiero ad antiche vicende, presto intuiamo di aver raggiunto la chiusa di Rio Pusteria, una fortezza del XII secolo con funzione di controllo del transito attraverso la valle.
fuori il centro cittadino, oltrepassiamo la diga realizzata su Rienza per raggiungere la piccola frazione contadina di Rodengo, sviluppatasi in posizione rialzata rispetto al resto del paese e nota per il suo ampio castello nei pressi della chiesa parrocchiale, che custodisce preziosi affreschi medievali che raccontano la vicenda di Ywain, cavaliere della leggendaria Tavola Rotonda. L'abbazia di Novacella è una delle più prestigiose dell'arco alpino. Una delle sue principali attività è la produzione di eccellenti vini bianchi della tradizione altoatesina. Oltre alla bellezza in sé del complesso religioso, l'abbazia colpisce non solo per i suoi graziosi chiostri interni curati nel minimo dettaglio, ma anche per i vigneti che la cingono tutt'attorno, quasi a volerla proteggere dal resto del mondo. Le nostre strade fanno capolino a Bressanone, uno dei più interessanti e pittoreschi borghi dell'Alto Adige, nonché cittadina più antica del Tirolo. Si accede al nucleo centrale della città attraverso due porte, la Sole e la Sabbiona. Le vie interne acciottolate pedonali ci proiettano in questa magica città a misura d'uomo. Lungo la via dei portici maggiori, caratterizzata da mura merlate, raggiungiamo la piazza del Duomo, il cui edificio principale è dotato di due slanciati campanili. Non lontano, il maestoso palazzo vescovile è protetto da un fossato pieno d'acqua. Con le nostre strade vi salutiamo da Bressanone, una caratteristica cittadina dallo stile teutonico. A pochi passi da qui il fiume Rienza che attraversa la Val Pusteria e che è stato un ottimo compagno di viaggio lungo le nostre strade altoatesine, sfocia nell'Isarco per proseguire la sua corsa verso altre interessanti mete, un po' come noi. Mi raccomando, sempre con prudenza, un saluto da Lele e Laura. Ciao! Ciao.